Ossia il prezzo che si paga praticamente una normalissima Audi ben accessoriata. Quindi, secondo me, anche questo è un acquisto molto interessante. A questo prezzo e soprattutto per il fatto che abbia 510 cavalli, se ci si può permettere, e questo è il punto dolente, di pagare 5.000 e passa euro di bollo l'anno, questo è un acquisto interessante sicuramente. Se no, consiglio mio, se avete queste possibilità, andate a noleggio, che fate prima. Un'altra macchina che volevo farvi vedere invece è sempre un Alfa Romeo, ma bensì una Spider, la Spider più recente. È una macchina che comunque si sta trovando a cifre davvero alte rispetto a quello che è l'annata, rispetto agli anni che ha su, e rispetto anche e soprattutto alla motorizzazione, perché come potete vedere montava ancora il 2004 JTDM, motore grosso, pesante, con tutti i problemi connessi. Adesso, però devo dire che la macchina, la Spider, a me è piaciuta sempre tantissimo. Quella che viene a essere interessante invece è ovviamente il 3200 V6 benzina. Se noi andiamo a mettere prezzo decrescente, come potete vedere, 3200 V6 benzina, siamo a 20.000 euro. Stiamo parlando di una macchina del 2007, ma è un pezzo raro comunque. È un pezzo molto interessante, quindi se avete possibilità è sicuramente un acquisto da mettere nel garage. Una cosa che stavo guardando, una macchina che stavo guardando in questi giorni, era ad esempio la 124 Spider. E dopo vi faccio vedere poi anche la sorella, la MX5, che a parer mio esteticamente è molto più bella. La 124 Spider, come potete vedere anche in questo caso, prezzo crescente, ecco, togliamo sempre di nuovo quella vecchia. Come potete vedere, parte da 14.200 euro con il 1.4 multi-air da 140 cavalli. Anche perché solamente sull'Abarth è stato montato il 1.470 cavalli, lo stesso montato appunto sulla mia Giulietta. Sulle basi invece abbiamo il 140 cavalli, è sicuramente una macchina interessante, trazione posteriore, senza dubbio divertente, condivide appunto a quanto ho visto il telaio con la MX5, bella, l'ho avuto occasione di provarla tante volte, appunto è decisamente divertente. La sua, tra virgolette, coinquilina è invece appunto la Mazda MX5, che adesso la troviamo qua, che a parer mio è molto più bella esteticamente, ha un anteriore che è davvero cattivo, aggressivo, senza dubbio bella. Anche qui mettiamo l'anno, anche perché sennò ci esce appunto quella precedente. Come potete vedere invece in questo caso i prezzi sono decisamente più alti. Si trovano comunque con pochi chilometri, solitamente sono macchine che non fanno tanti chilometri, quindi si trovano con pochi chilometri. Bella, bella, a me piace tantissimo l'anteriore, mi piace tanto anche il fatto che la seduta sia praticamente a terra. Come vedete però i prezzi sono più alti, per il semplice fatto che Fiat si svaluta tantissimo. Mazda invece no. Cosa che invece è un po' un punto di domanda è quanto va a consumare il 2000 benzina da 160 cavalli. La mia domanda è questa: è davvero necessario mettere un 2000 benzina su una macchina così piccola, così leggera, per avere solamente 160 cavalli? Non lo so, non ne sono sicuro. Per quanto riguarda invece le tedesche, non voglio toccare questo discorso perché non ho avuto occasione di provarne così tante. E tra l'altro, comunque, i prezzi, bene o male, li conoscete tutti, sono spesso molto alti. Cosa che si riesce a trovare a prezzi accettabili è sicuramente la Bartina.
500 Abarth, che ormai vediamo in ogni dove, tra poco ce la ritroviamo anche dentro casa. Ce ne sono tantissime, è stata venduta tantissimo. Nonostante il prezzo di vendita fosse intorno ai 20-25 mila euro, usata riescono a trovare a prezzi ottimi, 7.500 euro. Partiamo dal 135 cavalli, che è il primissimo uscito, poi avranno fatto il 140, il 160, il 180 e così via. Comunque, quelle ovviamente che si trovano a prezzi migliori, più bassi, sono quelle più datate, ovviamente 2009, 2009 e così via, che montano appunto il 135 cavalli, il 1400. In questo caso, quello che posso dire è che sì, per questa cifra è sicuramente un buon prezzo. È pur sempre una macchina del 2009 che ha 11 anni, poi salendo si sale con le annate 2011 e così via, ma comunque rimangono macchine che già iniziano ad essere vecchiotte. A maggior ragione montando un motore abbastanza spinto, comunque perché il 1400 T-Jet non è sicuramente un motore tranquillo, così piccolino con quei cavalli, non so, è un po' un rischio. Però c'è da dire che comunque se volete una macchinina piccola da spendere poco, con la quale divertirvi, da spendere davvero poco, perché 8.000 euro si paga. Non si paga neanche una Fiesta nuova, quindi penso che sia un'ottima scelta. Se saliamo in questo caso di prezzo, si va sulle più belle, ovviamente, ecco, non magari le Romeo Ferraris o le Competizione 595 e così via. Però se si sale di prezzo, magari con un tetto di... dov'è prezzo? Eccolo qua. Magari con un tetto di 12.000 si può comunque prendere una 500 Abarth 140 cavalli del 2015-2014, così via. È un prezzo comunque bene o male ragionevole, considerate che io all'incirca ho pagato bene o male questa cifra alla mia Giulietta, che è molto più grande, più potente, non ha sicuramente le caratteristiche più sportive di un Abarth, però fate voi poi in base alle vostre esigenze le vostre valutazioni. Detto questo, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Se fosse così, lasciate un pollicione in su al video, iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi e seguitemi sulla mia pagina Facebook. Ciao a tutti!